Salve a tutti ragazzi, un saluto Andrea Maria, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi. Video il giorno dopo di Udinese-Cagliari, terminata 5-1. Allora, sono stato veramente molto molto indeciso se fare questo video e penso che capirete le motivazioni che hanno portato a questa indecisione perché ho ritenuto sufficiente il video di ieri. Fatto ieri in quella modalità per svariate motivazioni, a parte il fatto che veramente non avevo voglia di parlare, punto primo. Punto secondo, la location, direi il bagno, ci stava benissimo, visto la figura di merda che avevamo fatto, che hanno fatto chiaramente ieri alla Dacia Arena, ma ovviamente anche per motivi di tempo, visto che comunque la mia pausa terminava appunto alle 5 e di conseguenza avevo veramente poco tempo, quindi anche volendo dedicare qualche minuto in più non avrei potuto. Quindi ho pensato di fare quel video perché ho ritenuto che potesse bastare. E ho pensato a lungo tra ieri e stamani se ritornare sulla partita, perché chiaramente la partita di ieri rappresenta il punto più basso della storia del Cagliari degli ultimi, non lo so, 10, 15, 20 anni. Pensavamo che questo fosse coinciso con la gara d'andata, con il 4-0, ma a quanto pare no, a quanto pare no, non avevamo ancora visto il peggio. E pensare che fra andata e ritorno il passivo totale, diciamo, no, dica 9 gol a 1, è un qualcosa di inimmaginabile, un qualcosa che se me l'avessero detto a inizio stagione, o comunque se me lo dicessero a inizio stagione, che contro l'Udinese perderemo complessivamente 9 a 1, è una cosa che, a cui non ci credesti. Indubbiamente. E questo già presenta la gravità della situazione. Ora, potremmo stare chiaramente a ragionare, come sempre, sulle colpe di chi è la colpa. Ieri, per l'appunto, nel mio video molto breve, ho detto vergognatevi tutti dal primo all'ultimo, perché è evidente che quando si vedono certe robe non puoi non dare la colpa a tutti. Anche se magari c'è qualcuno che non ce l'ha indubbiamente, indiscutibilmente, ma la colpa in quel momento la devi per forza di cose dare a tutti. Poi oggi potremmo star qui a ragionare sul fatto che, come sempre, ci ritroviamo a aprile a dover raggiungere una salvezza che non è semplice da raggiungere, che nonostante si stia facendo schifo, però è una salvezza ancora raggiungibile perché siamo circondati da altre squadre che stanno facendo altrettanto schifo. E quindi questa logica che ci ha guidato fino ad oggi di sperare, no? Di rischiare il mantenimento della categoria puntando sul fatto che ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe fatto peggio di noi, della serie che quando si dice che sbagliando si impara, beh, questo proverbio probabilmente non vale per il Cagliari, soprattutto non vale per chi conduce questa squadra da quando chiaramente è diventato presidente. Ripeto ragazzi, le colpe di Giulini sono evidenti, che il progetto tecnico di Giulini con il Cagliari sia un fallimento completo, lo vediamo di anno in anno, con le statistiche, con i dati, con le partite, con le prestazioni che ci consegnano ogni anno un Cagliari sempre più involuto, un Cagliari che ci fa soffrire sempre di più, cioè già la sofferenza ce l'abbiamo dentro di noi, nel nostro DNA, ok? Come tifosi del Cagliari, già questo basta, ma in più ci si mette Giulini che con la sua conduzione, con le sue scelte, a livello appunto chiaramente di calciomercato, a livello di progettualità, a livello di tutto quello che è di competenza del presidente, ci mette tutto chiaramente l'impegno per far sì naturalmente che poi noi ogni domenica, ogni sabato, ogni lunedì, quando cavolo si gioca, ci si debba far venire il fegato amaro. Quindi qua potremmo stare a ragionare delle colpe di Giulini e del fatto che ci augureremmo che sia Serie A il prossimo anno, che sia Serie B, che questo venga in qualche modo condotto verso l'uscita e che lasci in qualche modo a qualcuno che sì, ci voglia mettere chiaramente i soldi, perché quello chiaramente è indispensabile, ma soprattutto che possa lasciare a chi di competenza, a chi ci capisce veramente di calcio e non solo, anche nella progettualità, nella gestione di una società, lasci effettivamente a persone competenti, perché la sua gestione, il fatto di decido tutto io, mi circondo di yes man, di gente che a quello che dico io dice sempre sì, questo non funziona. Non funziona in generale e non funziona chiaramente neanche nel calcio con il Cagliari. Però
Però di questo discorso non voglio parlarne perché, ripeto, mi sono sempre occupato di campo, di calcio giocato e quindi di questo mi voglio occupare. E mi voglio occupare dunque di capire in queste ultime 7 partite che mancano, con un obiettivo salvezza che comunque è ancora raggiungibile, voglio capire se ci sono veramente i margini per poterci salvare e come appunto farlo. Da ieri è difficile trarre qualcosa di positivo. Le uniche note liete, se me lo permettete, possono essere sicuramente il ritorno al gol di João Pedro, che tanto abbiamo visto, è l'unico che in questa squadra può segnare, perché auspichiamo sempre che possano essere altri a segnare, gli altri attaccanti, i centrocampisti, i gol dei centrocampisti praticamente inesistenti, a parte i 3 gol di Dejola. E sembra una barzelletta dire che l'unico centrocampista che ha fatto gol sia stato Dejola, ma è così. Dejola in campionato ha fatto 3 gol, uno inutile contro il Milan all'inizio stagione e 2 utilissimi, quello contro la Sampdoria e quello contro il Torino, che ci hanno consegnato 6 punti. Pensate voi come siamo messi. Però, al di là di questo, João Pedro è l'unico che segna, João Pedro è l'unico che può segnare, l'unico che può realmente prendersi sulle spalle questo Cagliari. L'abbiamo criticato in questi ultimi 2 mesi? Sì, assolutamente, perché non ci è sembrato lo João Pedro di inizio stagione, che nonostante le criticità, comunque i suoi 10 gol li aveva realizzati. Bene, l'unica nota liata può essere questa, che ritorna il gol, un bellissimo gol tra le altre cose, e con un primo tempo dove comunque l'ho visto bene, in palla, in condizioni, dove ha dribblato, dove ha contrastato, dove ha fatto scatti, allunghi. Quindi questa può essere l'unica nota lieta. E poi il rientro di Marco Rog, che comunque ho visto abbastanza bene. È vero, è entrato chiaramente nel momento di partita in cui ormai il match era andato, quindi l'Udinese aveva anche magari diminuito un po' i ritmi, però mi è sembrato chiaramente di vedere un buon Marco Rog in termini di condizione e anche sul piano della personalità. Insomma, a questo punto dico, mi auguro veramente che possa rientrare il prima possibile in forma, cosa comunque difficile, ma mi affido chiaramente anche a lui, perché lì in mezzo al campo c'è bisogno della sua personalità e della sua tecnica e delle sue qualità. Per il resto, ragazzi, non si salva niente e nessuno. La difesa che nelle ultime partite, anche quelle chiaramente negative che ci avevano portato alle sconfitte, era l'unica cosa che ero riuscito in qualche modo a salvare. Ieri non si salva nessuno, se non Cragno, che è chiaramente incolpevole sul primo gol loro, ha provato in tutti i modi a ribattere appunto colpo su colpo. Ma è possibile che sul primo gol, cioè se ci penso, sul primo gol praticamente hanno fatto tirare 3 volte i giocatori dell'Udinese, cioè con difesa schierata, piazzata, cross in mezzo di Pereira, colpo di testa di Success, come si chiama? Tiro di Beto, un altro tiro di Becao. Oh, ma com'è possibile? Com'è possibile, ragazzi? Eravamo sul 1-0, stavamo vincendo. Ripeto, meritatamente, non meritatamente, eravamo andati in vantaggio. E qui lasciamo perdere. Sul secondo gol sicuramente colpe importanti di Altare che si perde appunto Beto, perché se lo perde clamorosamente. E poi nella ripresa, nel tentativo vano chiaramente di provarla a riaprire, una difesa praticamente altissima, e forse qui in questo caso Mazzarri non è che l'ha setata benissimo, perché questa difesa alta è un concetto che ha messo in campo fin dal primo minuto. Nel primo tempo tanto tanto, ma nella ripresa chiaramente con la squadra squilibrata in quella maniera. Beh, quelle praterie concesse ai giocatori dell'Udinese, beh, i giocatori di Cioffi ci hanno sguazzato, e infatti abbiamo preso appunto il 3-1, il 4-1 in quella maniera, in contropiede, con delle ottime giocate da parte dei giocatori dell'Udinese. Il gol di Molina è fantastico, sia per il gesto tecnico di Molina e sia per l'elastico che fa Beto a iniziazione, ok? Però una squadra chiaramente troppo sbilanciata. Però ragazzi, ripeto, parlare della partita di ieri è difficile, e quindi anzi sono già 9 minuti e non voglio inoltrarmi perché veramente fa male, fa male. Io l'unica cosa che dico è, meritandosela o non meritandosela, io comunque voglio credere ancora all'obiettivo salvezza, perché la matematica ancora fortunatamente ci dà speranza. È chiaro che sabato abbiamo una sfida veramente proibitiva, dove è impensabile a questo punto, visto quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane, credere di poter conquistare anche un solo punto contro la Juventus. Ma tant'è che le partite che mancano sono sempre meno, e a questo punto mi affido soltanto alla speranza, perché non possiamo fare altro, che questi ragazzi, che questo mister, insomma, nonostante la mediocrità di cui sono circondati, specialmente a livello societario, l'ho detto, si riescono in qualche modo a ricompattare e tirano fuori quel qualcosa che ci permetta di salvarci
salvare la faccia e soprattutto di mantenere la categoria. Anche se, ripeto, se io in questo momento non avessi questa casacca, soprattutto se non fossi tifoso e se non amassi questi colori, se io fossi un tifoso neutrale, tranquillamente direi che meriteremo di scendere B come ce la saremmo meritata l'anno scorso, come ce la saremmo meritata 2 anni fa e così via. Tant'è, questa è la situazione, vediamo cosa succede. Comunque sia, questa squadra, questi colori non si vogliono e non si possono abbandonare anche nel momento della sofferenza, anche nel momento peggiore. Non lo farò sicuramente anche quest'anno, però in ogni caso, che sia Serie A o che sia Serie B il prossimo anno, io mi aspetto che questa dirigenza, in primis Tommaso Giulini, se ne vadano a casa. Perché ci siamo rotti i coglioni, ci siamo rotti i coglioni di subire quello che abbiamo subito ieri e tutte le altre volte che abbiamo fatto queste figure di merda. Perché le figure di merda che abbiamo fatto con questa dirigenza sono infinite, non so, ormai abbiamo perso il conto, ne abbiamo le palle piene. Non aggiungo nient'altro, ragazzi. Io il mio l'ho detto. Ci rivediamo direttamente sabato. Probabilmente non so se farò la live partita, non lo so. Bisogna vedere come mi prende. Sicuramente farò un video post partita. Ma in settimana non mi vedrete più perché quello che ho detto oggi basta e avanza. Un saluto a tutti, se volete lasciate un like, se volete iscrivetevi al canale, se volete commentate, ragazzi, poi io vi auguro una buona giornata e comunque nel bene o nel male, forza Castellu sempre, ciao ciao!